No, ovviamente questa non è neanche la battaglia finale. Merda, quel coso è forte. Però non ci faremo sconfiggere, possiamo farcela. Non importa quante volte cadremo, se continueremo a rialzarci nessuno potrà sconfiggerci. Ben detto, per deformazione professionale anch'io sono testardo come un mulo. Non riesco a comprendere, perché mai vi affannate tanto per opporvi a me? I desideri dell'umanità generano sofferenza, e tale sofferenza genera altri desideri in seno all'umanità. I desideri sono il motore di questo ciclo infinito che dispensa odore al genere umano. La speranza, ultimo residuo del vaso di Pandora, o la sensazione di God of War 3 qua a questo punto, è il gioco che incatena gli umani alla loro cronica infelicità. L'umanità merita di essere liberata dall'eterna condanna della sofferenza, dall'eterna ricerca di una luce che non riusciranno mai ad afferrare. La liberazione di tutti i desideri. E questo è il vero desiderio degli esseri umani. Questo non è vero, e l'ho visto con i miei occhi. Sono testimone delle sofferenze che ha inflitto ai monarchi delle prigioni e degli sforzi profusi dai ladri fantasma per aiutarli. Ho visto quelle persone soffrire profondamente per i propri traumi, cercare di sopravvivere e diventare chi non avrebbero mai voluto essere. E poi riscoprire se stessi e trovare la forza per andare avanti nonostante tutto, un passo alla volta. Rinunciare ai desideri, vivere nell'apatia. Questa non è affatto la soluzione. Ciò a cui ho assistito non era altro che un deprecabile condizionamento mentale generato dalla convinzione che la sofferenza sia una virtù. È un'idea propugnata dai forti e dagli arroganti, i soli in grado di superare il dolore. Liberare l'umanità intera dai suoi desideri è il solo modo affinché tutti, dal primo all'ultimo, possano giungere nella terra promessa. E io sono il pastore che condurrà l'umanità lungo quella strada. Ma senti un po' questa app megalomane. Credi davvero di essere una specie di pastore? Hai rubato i desideri delle masse e li hai divorati fino ad ingozzarti, al punto da non voler più sentire ragioni. Continua a dire di voler salvare l'umanità, ma in realtà non stai facendo altro che derubare e schiavizzare le persone. Dici di essere un dio, ma non ti rendi conto che i desideri dell'umanità sono diventati la tua linfa vitale. È vero, alcuni desideri possono essere impuri, possono causare dolore e condurre qualcuno sulla strada sbagliata. Ma anche grazie a loro se abbiamo una speranza. I desideri ci hanno dato la forza e il coraggio per andare avanti. Proprio così, è ciò che ci dà la forza di reagire e lottare nonostante i nostri fallimenti. E tu vorresti che consegnassimo all'umanità uno stupido programma che non è neanche in grado di comprenderla? Col cavolo! Preparati, perché questo è il momento in cui metteremo fine alla tua strada per la terra promessa. Mettiamo fine a tutto questo. Pare che non siamo in grado di trovare un punto di intesa. Di conseguenza metterò fine a questa ricerca ed esaudirò il desiderio dell'umanità tramite il vostro annientamento. Quindi secondo round? No, si sta trasformando. Oh, sta aprendo la gabbia, interessante. No, si è appena trasformato invece, fanculo. Ok, un candelabro, lo schermo. Due candelabri. E un sacco di mani. Bella sta scena. Bello. Cazzo, è grosso, eh. È grosso, grosso. Allora, fermi tutti. Qua abbiamo bisogno di un attimo di ricarica. Ridiamo un po' di SP a Sofia e gli facciamo un attimo curare tutti quanti per sicurezza. Ora, tocca a te, Yusuke. Vediamo, sarà debole ovviamente solo alla luce e all'oscurità. Andiamo subito dall'altra parte, almeno... A questo giro ci attacca da tutte le parti, hai capito? Ok. Beccati questo. Spostiamoci. Dai, vieni qua. Oh, ah, ok. Ogni tanto vedo i colpi di
Dio mio. Ahia, che dolore. Ogni tanto vedo i colpi divini e penso sia lei. De lei, lui. Quando in realtà è il nostro caro amico Zenkiji. Beccati questo. No, l'importante è che in realtà non sia troppo lontano. Cioè, l'importante è che riusciamo comunque sempre a colpirlo. Che è successo? Ma che diavolo, i nostri attacchi non gli fanno proprio un cazzo. Mica troppo, in realtà stavamo andando bene. Quelle sfere lassù forniscono energia a Demiurgo. Quindi finché non ce ne sbarazzeremo, i nostri attacchi al corpo principale saranno inutili. E come facciamo? Ce ne sono un sacco. Dividiamoci. Bene, dividiamoci in gruppi e lanciamo un attacco coordinato. Ok, ci servono 3 squadre. 2 persone alle sfere e un'altra resta al corpo principale. Joker, dovresti guidare tu l'ultima squadra. Lascia fare a me. Ok, siamo pronti per la missione. Allora, il primo... Oh, cazzo, bella sta scena, cazzo. Bellissima. Bellissima sta parte. Facciamo in modo che ogni squadra ci abbia un healer. Facciamo Ryuji, Han e Zenkichi. Poi nell'altra facciamo Haru, Makoto e Morgana. L'ultima squadra, che è la mia, facciamo Yusuke e Sofia. Mi basta così. Perfetto, direi che siamo pronti. Andiamo. Arriva lo scontro finale, sei pronto? Aspetta un attimo, giusto per sicurezza. Ecco fatto, tutti curati ora. Possiamo andare. Così dovrebbe andare. Fate attenzione, ragazzi. Posso fare da navigatrice a tutte e 3 le squadre. Sforzare così il mio cervello dovrebbe fonderlo, ma lo farò comunque. Andiamo, ragazzi. Bello, bello che potevamo attaccare tutti una singola 3 sfere diverse, oppure attaccarle tutte simultaneamente. Ma ok. Fammi vedere. Siete deboli a qualcosa? Questa è debole al fuoco. Questa è debole. Sono tutte deboli a cose diverse. Fermi un attimo. Ce ne sarà una debole al fulmine allora? No, neanche una. Benissimo. Due e tre. Oh, ma c'è uno di sti cosi giganti. Oh, calmo. Però non sono... Merda. Grazie di avermi riportato a un attimo di sanità. Minchia, ma non mi aspettavo tutta sta difficoltà. Allora, ha un'angolazione in cui riesco a prenderne il più possibile. Beh, gli attacchi speciali tolgono. Oh, calmati tu, amico. Beccati sto Megidola. Ecco fatto, una è andata. Perfetto, e anche il tizio dietro, mi sa. Che è successo? Che ha fatto Joker? Non ho visto. Brava, la nostra amicona. Perfetto, un'altra sfera andata. Allora, tu... Non lo so. Tu a cosa eri debole? Agli spari. Beh, a sto punto... A sto punto non ha senso più mantenere le munizioni, no?
Bye bye. Andata? Perfetto. Tu cosa sei debole? Al ghiaccio? Tu sei debole alla luce? Tu hai rotto il cazzo di evocare gente? Tu sei debole al nucleare. Va bene, occupiamoci di te. Belli, oh, sta parte. Oh, il gioco non sarà stato di sicuro il mio preferito rispetto a Royal. Però porca troia. Porca troia, sta parte è valsa tutta la... tutto, è valsa tutto questa parte, veramente. E non è ancora finita, siamo ancora all'inizio, Non capisco cosa stava facendo Joker, però va bene così. Ora il secondo gruppo con le altre sfere? No? Perfetto. Ah, invece sì, mi sa. Ah, era tutto nel contempo. Ok, questo giro potrebbe essere una squadra che non riuscirò a gradire granché. Per quello dovremmo usare Haru. Haru è l'unica del gruppo che riesco ad usare bene. Allora, tu sei debole solo alla luce. Tu sei debole a niente. Tu sei debole a nulla. Tu sei debole al fulmine. E tu sei debole... porca troia, ti devasto. Poi non capisco perché tu sei l'unica che si può muovere. Fermati un po'. Oh, calmi tutti. Mi sa che alcune di queste sfere sono... ma stai buona invece di muoverti tu. Mi sa che alcune di queste sfere usano attacchi divini. Distrutta? Perfetto, la prima sfera che si muove ce la siamo già tolta dalle balle. Ok, tu sei debole solo al fulmine. A me non importa. Beccatevi questo. Maledetti schifosi. Se posso liberarmi di voi tutti assieme, lo farò più che volentieri. Altra sfera andata, perfetto. Tifaret. Tifaret un culo così, porca troia. Vai, colpo stordente. Non vedo Morgana. Dove sei? Tu cos'eri debole? Solo alla luce, va bene. Andiamo. Aspetta, aspetta Morgana, scusami. Vai di Mediaran, cura tutti. Torna di nuovo a te Haru. Tu? Ah, è null. Oh, cazzo. Allora, potenziamoci un attimo, allora. Occupiamoci delle altre. Spacco la faccia. Beccati questo. Faccio un culo così adesso. A te e a tutti quanti i tuoi minion. Ottimo, distrutto. Però l'attacco speciale avrei dovuto usarlo su quella lì che è resistenza ai colpi. Sono stato un po' stupido. Sei tu, giusto? Sì. Beccati questo. Porca troia, ti spacco la faccia. Se non ti stai buono. Ecco fatto.
Bon, manca l'ultima sfera ora. Ah, già l'hanno distrutta l'altra? Quando è successo? Ah, forse quando abbiamo usato l'attacco speciale le abbiamo distrutte tutte assieme. Ho sbagliato. Dovevo fare Yusuke. Spostiamoci. Ok, a sto giro siamo abbastanza lontani. Riesco a colpirti. Tanto non ha più senso mantenere le come si chiama, le munizioni. Spacco la faccia appena ti becco. Appena la tua difesa inizia a calare, ti spezzo in due. Spacco le corna. Le sfere di fuoco ormai so quando le lanci. Allora, sarei stato curioso effettivamente di vedere come sarebbe stata l'altra opzione. Però, detto sinceramente, mi sembrava la scelta migliore fare questa. Questa qui mi è sembrata la scelta logicamente più pratica. Oh, calmo. Colpi di luce. No, era fulmine, scherzavo. Beccati questo. Aia, che dolore. Sofia. Lo sapevo che dovevo schivare. Sofia, curaci. E anche beccagli questo. Bastardo. Spacco il culo adesso. Vieni qua che ti spacco coi miei yo-yo iperdimensionali. Non puoi sfuggire ai miei colpi di luce. Scusate ogni tanto se sto in silenzio, ma sono mega concentrato da sta parte. Dai, torna qui. Non fare il fifoso e torna qui. Scappa! Lo sapevo che sarebbero serviti per sfuggire a un mega attacco ste rotaie, eh. Lo sapevo. Cura tutti. No, siamo qui. Signore. Signore, venga qui. Grazie di averci curato. Allora, beccati questo. E attacco speciale. È impossibile scattare la istantanea, lo immagino, è il boss finale, sarebbe spoiler. Bella sta scena. Sta scena è stata molto bella. Spacco le corna, Bus. Attacco oscuro. Scappa. Scappa, Sofia, tu che sei debole. Siamo qui, eh. Non vorrei dirglielo. Però intanto. Uno, due e tre. Come ho detto prima, non ha più senso
Mantenere le munizioni. Siamo alla battaglia finale. Di nuovo l'attacco iperfigo? Sì. Allora, iniziamoci già a spostare verso di qui. Così appena inizia a girare, ci spostiamo subito. Ti dirò che adesso il combattimento già si è un po' ripreso. Mi piace già molto di più di prima. Dai, siamo qui. Uno, due e tre. Beccati questo. Colpita? Oh, calmo. Becca di questo. Con Sofia in questa fase ha più senso fare solo gli attacchi questi qua volanti. Aspetta che mi sposto. Ecco fatto. Io ti direi, ecco esattamente, beccati questo attacco speciale. Vorrei farlo anche con Joker. Vorrei farlo anche con Joker perché con Seth sarebbe tanta roba fare quell'attacco. Clink! Ce l'abbiamo qualche oggetto, vero? Attacco di luce supremo. Oh. Allora, calmi tutti. Aumenta molto la barra dello speciale. Perfetto, vai. Joker, tocca a te. Hey Gon! Aia! Allora aspetta. Beccati questo! Falso dio! Seth, distruggi! Yes! Con l'attacco finale! Con un bel botto l'abbiamo finito! Assalto totale di tutta la squadra. Assalto. Bello. Dai, ti prego. Ma è un angelo, dai, è un angelo di Evangelion con anche il nucleo di controllo. Bello Yusuke, bravissimo. Mamma mia, gli stanno facendo malissimo, malissimo gli stanno facendo. Arsene! È il secondo angelo che sconfigge Shinji questo. È una palese citazione. È una palese citazione. E si sono pure messi in posa alla fine. Vabbè. Ci siamo? L'abbiamo finito? Bello, bella sta scena. Dai, questo è sfondo da computer, ma ti prego. Istantanea. No, non posso perché ovviamente questa è parte finale. Cammina per la tua strada. È davvero finita? Ah, impossibile sbagliarsi. Non rilevo più alcun nemico. E quindi... E vai, ce l'abbiamo fatta! Sì, ci siamo riusciti sul serio. Ce l'abbiamo fatta per un pelo. È stata durissima. No, cioè diciamo di no, però è stata epica. Non voglio dirlo, probabilmente per la difficoltà, però. Questo dovrebbe aver risolto anche la faccenda delle prigioni. Un lavoro eccellente, ragazzi. Dico davvero, roba d'eroi delle leggende. Perché parli come se tu non avessi fatto parte? Anche tu sei un eroe, Wolf. Proprio come Sophie. Oh,
Ho i brividi. Sophie? Oh, scusate. Sì, sono un'eroina, una principessa azzurra. Un'immagine di niente male, vero Joker? Niente male davvero, non quanto la ladra fantasma, ce l'abbiamo fatta. Già, non c'è niente di meglio. Questo posto sta per crollare, scappiamo! Ci siamo, la fusione tra la realtà e il metaverso sta per disfarsi. È il momento di darsela a gambe. Ah, già, dobbiamo portare via anche Cinose. Vado a prenderla io, voi andate. Ok, usciamo di qui.